Se hai domande qui ci sono Mazze Naoki, sui compiti, gli amici oppure i videogiochi. Ciao ragazzi, io sono Max e sono qui per darvi il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Giochiamo con Max e Naoki. Il gioco di oggi è un gioco molto amato ed è il gioco del box. Eccolo qui, bisogna indovinare i 5 oggetti contenuti all'interno del box in 5 minuti. Non sono solo oggi, ma come vedete al mio fianco ho i due concorrenti che giocheranno insieme a me, insieme a Gem. Ciao ragazzi, siete pronti? Sì, Gem! Bravo, bravissimo! Esatto, Gem! Ma siete veramente fantastici! E poi c'è anche Quadro Magico. Ciao Quadro! Ciao ragazzi! Ciao, io faccio il tifo per voi. Anch'io faccio il tifo per voi, mi raccomando, siate più bravi di Naoki. Ah, decisamente. Vediamo un po' di conoscerli meglio. Come ti chiami? Alessandro Crudel, mio fratellino ha perso un dente. Benissimo, questa è già una notizia importante. Quanti anni hai? 5 e mezzo. 5 anni e mezzo, molto bene. Conosciamo anche il tuo fratellino. Come ti chiami? Antonio Crudo. Antonio, quindi Alessandro e Antonio. E tu quanti anni hai? 5 e 600. 5 e mezzo, quindi? 5 e mezzo. E allora vuol dire che sono non solo fratelli ma anche gemè? Gemelli, perfetto. Infatti si assomigliavano un pochino. È vero, hai ragione. Hai ragione, Gemma. Gem. Capito? Oh, benissimo. Mi sbaglio sempre. Va bene. Ma ti perdono, stai tranquillo. A me piace anche Gemma. A te non ti perdono. Allora, giochiamo. Siamo pronti per iniziare a giocare? Sì. Avete 5 minuti di tempo per indovinare gli oggetti nel box. Secondo voi, qual è il primo oggetto dentro al box a casa? Mi raccomando, giocate con noi, scrivete nei commenti, vediamo se indovinate. Esatto. Prova a dire un oggetto. Il ragno. Tu dici un ragno. Un ragno? Che paura. Vediamo, sentiamo anche il fratello gemello. Secondo te dentro c'è un ragno o c'è un altro oggetto? Però io penso il ragno quello. Il ragno, un ragno... Finto. Finto, ok. Ah, finto, e tu male. Cosa dici invece? Una spazzola! Quindi tu dici una spazzola, ragno e spazzola. Cari ragazzi, attenzione perché devo darvi una notizia. Nel box non c'è né il ragno né la spazzola. No! Attenzione, ci chiama il prof di matematica. Lo so, ma lui è il capo del regolamento del nostro gioco, quindi non dobbiamo sentire che cosa ci dice. Prof! Oh, posso dare un indizio a tutte e due e anche ai ragazzi che ci guardano da casa. Benissimo, allora do un indizio. Mi piace molto ascoltare la musica e per ascoltare la musica devo utilizzare un oggetto che è dentro le cuffie. Tu dici le cuffie. Tu dici? Cuffie. Cuffie? Anch'io dico cuffie. Ah, siamo tutti d'accordo? E allora attenzione. Chissà se nel box ci sono le cuffie oppure no? La risposta è esatta, le cuffie ci sono! Bravissimi! Bravissimi ragazzi! L'abbiamo. Va bene, siete 1-1, va benissimo, il primo oggetto l'abbiamo indovinato. Andiamo al secondo oggetto. Fermi! Pronto, prof? È sempre il prof di matematica che chiama. Ah, ma questa è una notizia eccellente, saranno contenti tutti e due. Perfetto, allora attenzione perché il prof ci aiuta. Cosa ha detto? Ha detto che tutte e due, uno alla volta, possono provare a mettere la mano dentro al box. Quindi, che occasione! Prima state tu... attenti però, non sappiamo cosa c'è dentro. Attenzione, poi tocca a te, eh. Occhiali! Aspetta, fermo lì, facciamo anche provare tuo fratello.
Io dico che c'erano degli occhiali. Tu dici degli occhiali. Vediamo tuo fratello che cosa dice. Forza, intanto Antonio, a casa continuate a scrivere nei commenti secondo voi che cosa c'è nel box di oggi. Anch'io voglio mettere la mano dentro. Stop, 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 stop. Tempo scaduto. Secondo te? C'è un filo. C'è un filo. Tu dici un filo. Io degli occhiali. Tu dici degli occhiali. Perfetto. Torniamo seduti al posto come prima, perché vi devo dare una notizia. Il secondo oggetto indovinato... Oh! Che trepidazione! Sono gli occhiali! Okay. Gli Bravo, occhiali, Ale. Risposta esatta! Eh sì, era facile questo! Questo era facile, questo era facile. Perché mettete degli occhiali che si riconoscono subito? No, è giusto, tu lo riconosci subito. Ma sei tu che sei bravo! Infatti, perché sei un bravissimo concorrente. Bisogna anche dire che tu sei stato molto bravo, perché il filo c'è, effettivamente era il filo della cuffia. Quindi comunque bravo. Bravissimo. Molto bene. Stiamo andando bene, sicuramente siete più bravi di Naoki, vero Quadro e Gem? Molto, ma sì, molto bravo. Più esatto, bravi. Gem. Non c'è gara. Non esatto, che ci voglia quadro. Troppo, però... Bene, andiamo avanti perché bisogna indovinare il prossimo oggetto. Ne abbiamo indovinati due, quindi pronti? Terzo oggetto, quale può essere dopo le cuffie e dopo gli occhiali? Tu cosa dici? Vuoi un indizio? Sì, sì, sì. Sì, sì, approfittane. Tu vuoi un indizio? E allora vi do subito l'indizio. Dentro al nostro box c'è un giocattolo che è un animale. Mi piacciono sia i giocattoli sia gli animali. Cosa sarà, Quadro, secondo te? Volete un indizio in più? Io ve lo do, è un animale verde. Non posso... Ecco, lo sapevo. Un coccodrillo. Sì, 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 prof. Sì, 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 prof. Sì, 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 prof. Non aiuto più, non aiuto. Ho aiutato troppo. Una rana. Un coccodrillo. Una rana o un coccodrillo. Però sempre finti. Sempre finti, ovviamente. Meno male. Perché nel box, certo. Sono animali. Un animale finto è verde? O una rana o un coccodrillo. Coccodrillo. E la risposta, attenzione, è sbagliata! È un altro animale, un altro animale, dobbiamo cambiare. Non è, ma secondo voi, no? In tutti gli oggetti che ci possono essere in questa casa un po' magica, un animale verde, cosa potrebbe essere? Pensateci tutti quanti. Vi posso dire che... C'è stato un cartone animato famosissimo che aveva per protagonista questo gruppo di animali verdi. Io lo so, forse ho capito, bellissimi. Io ho un'idea. Ti dico io forse. Dimmi. Forse è il drago che vuole diventare pompiere giocattolo. Il drago che vuole diventare pompiere giocattolo. Non è, peccato, però ci sei andato vicino. Che cosa può essere? Una lucertola. Una lucertola. E la risposta, purtroppo, è sbagliata. Attenzione, no. Perché ricordatevi che nel nostro gioco ci sono le penitenze. Quindi se non indovinate, potrebbe esserci la penitenza dell'acqua, la penitenza della farina oppure la penitenza della panna. Però io ho detto di no. Panna. Però, tu hai detto che tu la penitenza non la fai, la fa tuo fratello, giusto? La Perfetto. Tu invece dici la penitenza... A me. Della... Panna. Panna. Ok, attenzione. Prof. Io c'ho il terrore del prof di matematica, non so voi, però... È scaduto il tempo. Perfetto, allora l'ultima possibilità di indovinare un oggetto e poi si va dritti alla penitenza. Penitenza. Pensateci bene, pensateci bene. Io vi do un ultimo indizio. Se lo indovinate bene e se no, penitenza, va bene? L'indizio è un oggetto dentro al box è rosso e viene utilizzato da tutte le nostre mamme. Io so anche questa. Rossetto. Anch'io. Rossetto. 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 Anch'io dico rossetto. Secondo me sono stati molto bravi. Allora sapete che cosa c'è? Che questo oggetto è giusto perché c'era il rossetto. Bravi. Siete stati Bravissimi. Molto bravi.
Però, ragazzi, il tempo a disposizione purtroppo è finito. Quindi bisogna andare alla... penitenza. Alla penitenza. La penitenza della... panna. Che hai scelto tu. Perché hai scelto la panna e non l'acqua? Perché la panna me la mangio. Giustamente, perché la panna mi sembra un'ottima se idea. Bene, sono stati bravissimi, due concorrenti eccezionali, però è scaduto il tempo e quindi dobbiamo andare al momento della... penitenza. Penitenza! 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 È arrivato il momento più atteso di questo contenuto su YouTube, il momento della penitenza. Attenzione, attenzione. Vai, chiudi gli occhi. Eccola qua, eccola qua. Stop, stop. Basta così, super penitenza. Grazie ad Alessandro e Antonio che hanno giocato con noi e hanno perso. E come sempre al termine di ogni episodio di Giochiamo con Max e Naoki è arrivato il momento di svelarvi che cosa c'era dentro il box. 5 oggetti abbiamo detto, scopriamo quali erano e vediamo anche se voi a casa ragazzi avete indovinato. Dunque, il primo oggetto, eccolo qua, era una tartaruga ninja verde, l'animale verde. Io l'avevo capito. Bravo, io ci giocavo sempre da bambino. Anch'io come te, quadro. Poi andiamo avanti, abbiamo una batteria, una pila che di solito serve per i giochi, giusto? Difficile, questo non l'avrei mai indovinato. Questa era molto difficile effettivamente. E poi le cuffie per ascoltare la musica, vi ricordate che è stato detto sento il filo? Eh sì, perché le cuffie avevano effettivamente il filo. E poi andiamo avanti, il rossetto, perché tutte le mamme indossano il rossetto, è su corretto. Questo erano stati bravissimi. Hai ragione. E infine, ultimo oggetto, vediamo se l'avete scritto nei commenti, vediamo se voi l'avevate capito. Oh, gli occhiali! Gli occhiali da sole! Ecco qua, questi erano gli oggetti di oggi, siamo arrivati al termine di questo contenuto e allora io vi saluto, ma vi saluta anche Gem. Ciao a tutti! E anche Quadro. Ciao! Ci vediamo al prossimo appuntamento di Giochiamo con Max e Naoki. Ciao! Alla prossima! Max and